Oh, una vittoria molto importante, una vittoria ottenuta dopo una partita per certi tratti molto buona, per altri un pochettino meno. Sì, questo è vero, però sono molto contento perché abbiamo portato a casa una partita difficile contro una squadra molto buona, formata da giocatori di categoria superiore, come Fiorello Toffo, come Stefano Laudoni e anche altri della loro squadra, insomma, molti giocatori validi. Noi siamo stati bravi fin dall'inizio ad attaccare con intensità e a difendere con intensità, a correre e spingere il contropiede. È normale che nel secondo tempo abbiamo avuto un calo, anche perché gli altri non ci stavano a perdere di 25. Sono entrati in partita, ma sono stati bravi comunque a contenere il loro rientro e portiamo a casa questi 2 punti che ci fanno molto comodo, come dicevo all'inizio, con una squadra che è strutturata bene e che sicuramente tira la loro a questo campionato. Nei primi 20 minuti abbiamo visto una squadra molto buona, nei primi 10 oserei dire addirittura fantastica. Secondo te cosa bisogna fare per riuscire a mantenere lo stesso livello di intensità per 40 minuti, non per 10 o per 20? Semplicemente per avere la giusta chimica bisogna stare lì con la testa e applicarsi tutti insieme senza fare forzature e senza uscire troppo dalle righe. Però questo magari può essere anche il nostro pregio, quindi può andare bene a volte, può andare male ad altre. E se continui nella prima partita non è facile, perché poi abbiamo anche molti giocatori giovani che stanno maturando, quindi vorrei che questa concentrazione aumentasse sempre di più, in modo che riusciamo a poi gestire questi ampi vantaggi e stare tranquilli fino alla fine, anziché, come oggi è successo, sono entrati, quindi questa cosa un po' ci ha spaventato. Però, come dicevo il mio vecchio allenatore Gigi Garelli, diceva, l'importante è vincere le partite anche male, no? Anche se siamo brutti, però guardate, sono 2 punti. Quindi, anche se a volte siamo, diciamo, non siamo brillantissimi e non giochiamo benissimo, l'importante è chiudere in difesa. Probabilmente oggi, nel secondo tempo, questa cosa non c'è stata. Più che l'attacco, direi continuità a livello difensivo, quindi con intensità difensiva per cercare di sopperire a scelte in attacco non giusto, oppure palla che non entra. E 2 parole sulla tua prestazione, uscendo dalla panchina, hai comunque fatto, mi sembra, 20, non... Sì, non l'ho ancora visto, sì. Sì, Un ventello uscendo dalla panchina con anche buone percentuali, mi sembra, e anche alcune giocate d'esperienza. Più volte ti sei fatto, diciamo, battere per poi cazzare la palla al tuo avversario da dietro. Cosa ne pensi, diciamo, della tua prestazione? Ma penso che niente, cioè io vado in campo con la massima unità, poi dopo a volte può entrare, a volte può uscire. Oggi fisicamente mi sentivo bene, adesso la schiena va un po' meglio, questo è il discorso della protusione, insomma, sembra piano piano migliorare, quindi mi sentivo bene. È dura perché durante la settimana, tra gli allenamenti, tra lo studio, no, l'ambulatorio in cui lavoro, fare tutto e seguire anche la famiglia non è facilissimo, però alla fine, diciamo, fine settimana riesco a recuperare l'energia e stasera stavo bene. E questo tuo nuovo ruolo, diciamo, oggi sei partito dalla panchina, qualcosa soltanto per oggi e qualcosa di più continuativo, come, cioè, qualcosa che ti dà fastidio, diciamo, Ma io oppure... alla fine c'è, cioè, più una forma che una questione di forma più che di sostanza, nel senso che l'allenatore fa delle scelte, può essere anche per sempre, nel senso che l'importante è che sia convinto lui di questo, e a me va benissimo, insomma, io non, anzi, quando vado in campo poi dopo alla fine ho giocato 30, comunque non è che ho giocato poco.
Se esci dalla panchina e fai 20 così, sì, no, anche tutte le giornate. Anche la prossima volta, allora, dai. Comunque, sì, perché probabilmente c'era Laudoni che doveva essere marcato da un 3 come... visto, infatti all'inizio mi ho visto Perez su Laudoni in marcatura. Poi è giusto che Ricky sia quintetto romano, va bene, insomma, così, poi si... Ma come stasera, anche la prossima volta.